Ma che è sta roba? Fashion crime. Con Jeff Goldblum, Carmen Electra e Peter Gallagher. Diretto da Michael Rymer. Ma che cazzo c'ho io tra le mie cose? Fashion crime. Rumore per nulla di Branagh, devo rivederlo perché non è che me li posso ricordare tutti, molto spesso in questa cosa lo avrete sentito e lo sentirete, devo rivederlo, anzi anche devo vederlo. Frankenstein di Kenneth Branagh, e sì, mi piace, mi è piaciuto tanto, ci sono scene che mi piacciono, tante belle scenografie, ma edizione DVD. Accadde una notte, La follia della metropoli, La donna di platino e Il teatro di Minnie, sono tutti grandi film di Capra, che mettiamo. È arrivata la felicità, sempre di Capra, e Von Trier, Melancolia e Ninfomania, che edizione Director's Cut. Fahrenheit 451 e Tirate sul pianista di Truffaut, I giorni del cielo e The New World e La sottile linea rossa di Malick, JFK, Baci rubati, I 400 colpi, Christine, La macchina infernale, La signora di Shanghai, Persona di Bergman, Satan Tango, L'uomo di Londra, La vita privata di Sherlock Holmes, A qualcuno piace caldo, Fuga da Los Angeles, The Fog, Dark Star, L'infernale Quinlan, poi Fanny e Alexander, Monica e il desiderio e Scene da un matrimonio di Bergman. Mr. Hula Hoop dei fratelli Coen, che è assolutamente un film imperdibile. I cultori dei Coen lo conosceranno e lo apprezzeranno. Io lo consiglio a tutti quelli che hanno amato i più famosi dei Coen. I figli degli uomini, edizione speciale due dischi, il film, uno dei film più belli di Cuaron, che è un grandissimo regista e che non rompete il cazzo perché è capolavoro, Gravity proprio. Poi qui abbiamo le prime tre stagioni di Sherlock, L'impero del sole, Kill Bill in un'edizione Metal Box con volume 1 e volume 2 in Blu-ray, Mozzarella Stories a proposito di Davis, Thor, la Metal Box di American Sniper, Tra le nuvole, L'Hobbit, La desolazione di Smaug in 3D, La mosca. Poi abbiamo un The Lego Movie, edizione Blu-ray più copia digitale, con il pupetto di Vitruvius, che io non ho mai avuto cuore di aprire e di spostare, perché questo deve rimanere intonso così com'è. Cioè, l'ho guardato, ma non ho mai tolto il giochino da dentro. Inside Out, Il grande potente Oz, The Visit, Tusk, The Walk, Unbreakable, Maps to the Stars, Mad Max Fury Road, La parola ai giurati è una roba strepitosa che dovete vedere tutti, Solo gli amanti sopravvivono, idem, Liberaci dal male è figo, Sideways, La famiglia Adams, Holy Motors, Planet Terror, La vita di Adele, Effetti collaterali, Le avventure di Tintin, Pietà, Sospesi nel tempo, Un giorno come tanti, Toy Story 3, La grande fuga, Il principe d'Egitto, La cosa, l'originale di Carpenter, Il seme della follia e poi Crimson Peak. Di qua abbiamo una Red Curtain Trilogy di Baz Luhrmann, dove possiamo vedere appunto Moulin Rouge, Romeo più Giulietta e Gara di ballo. Peter Weir, Un anno vissuto pericolosamente, quando ancora Chuck regalava, li vendeva bei film. Gli anni spezzati, sempre di Weir, I tre amigos di Joe Dante, no, di John Landis, che cazzo dico, è di John Landis, e I soliti sospetti di Bryan Singer e Superman Returns di Bryan Singer. Io odio Superman, ma per essere per completare la collezione e perché costava 2,50€, potete vedere, chiaramente l'ho finito. Poi abbiamo Espiazione, La conversazione, The Wolf of Wall Street, Die Hard, Duri a morire, ecco che ce l'abbiamo. Poi abbiamo Jupiter, Il destino dell'universo, poi Spartacus, cerco di farvi un po' di ombra perché c'è troppo riflesso, Cloud Atlas, La casa 2, Jackie Brown e le Iene in Metal Box, Starman, Un amore splendido di Capra, L'alba dei morti dementi, Il viaggio di Arlo, Monkey Shines, The Interpreter, poi Pinocchio, Big Eyes, I dieci comandamenti, I primi quattro film di Harry Potter, La talpa, The Horde, L'ultimo Ultra e L'Hobbit, Un viaggio inaspettato, che lo vinsi con le poste pay. Due figli di Frank Oz, titolo originale Dirty Rotten con Steve Martin e Michael Caine, che io credo sia una delle commedie più divertite, ho detto boh, compriamole, di Frank Oz, vediamo.
è fantastica, è una delle commedie più divertenti che abbia mai visto. Due figli di, guardatevelo perché è capolavoro. Carrellata di Gene Wilder, Dittico, Non guardarmi non ti sento e Non dirmelo non ci credo di Arthur Hiller e Aiutatemi di Maurice Phillips, due commedie fantastiche con anche un istrionico Richard Pryor e sono veramente divertenti, enormi, fenomenali, favolose, ve le consiglio. Accanto a questi vi consiglio due film un po' più sottotono, o meglio uno è un po' sottotono, l'altro no. Gene Wilder, regista e attore, il più grande amatore del mondo che è di qua, e il fratello più furbo di Sherlock Holmes. Il fratello più furbo di Sherlock Holmes è più da palato sopraffino, nel senso che dovete farvelo andare giù in certi momenti, è più sottotono. Invece Il più grande amatore del mondo è veramente un grande film, forse uno dei più belli, una delle più belle commedie dell'epoca, dell'America di quel periodo, insomma. E mettiamoci anche Fast and Furious, la collezione completa fino all'ottavo, e Rocky, la collezione completa fino a Rocky Balboa, però non diteglielo perché sono dei regali. Special Forces, me l'ha regalato Paolo da Milano e non l'ho ancora visto. Edizione Blu-ray o DVD, Blu-ray metallizzata, doppio disco, figo, doppio disco, ma questo è un DVD, però gli extra sono in DVD e basta. Poi abbiamo un Chocolat, edizione metallizzata, apro, mostro, faccio vedere, ancora lo devo vedere, di La Salstrom, edizione per il 20° anniversario. X-Men Conflitto Finale, edizione speciale, due dischi, anche qui abbiamo un po' di foglie, foglietti vari, interni, e edizione speciale, due dischi, mi piace tanto il menu per come lo hanno organizzato, il film è molto bello, non è ai livelli dei primi due dischi di Singer, ma è molto bello, mi dispiace per quelli che dicono che fa cacare. Non è un paese per vecchi, dei Coen, edizione classicissima, DVD, non vado a perdere tempo a parlare di questo perché tanto lo conoscete tutti. Le regole della casa del Sidro, Shallow Ground,